Buongiorno cari amici di YouTube, bentornati anche oggi sul canale di Mike Borghese Audio. Come promesso la volta scorsa, oggi si parla di filtri crossover. Andiamo a vedere quali sono le parti che compongono un filtro crossover, come sono studiati e a che cosa serve ogni parte. Cosa si intende per parti di un filtro crossover? Beh, noi sappiamo che i filtri crossover principalmente sono fatti da induttori, condensatori e resistenze, ma il fatto di come sono disposti questi componenti elettrici all'interno del mio filtro va effettivamente a creare effetti sul mio suono. Quindi ci sono varie caratteristiche, per esempio, di un filtro. Abbiamo l'ordine di un filtro, la funzione che questo svolge, il nome del filtro, il comportamento del filtro. Ci sono tantissime cose che possono essere fatte da un filtro. Partiamo dal primo, quello che sicuramente voi avrete sentito nominare di più, o tra quelli che avete sentito nominare di più, che è il passabasso. Che cos'è un passabasso? È un filtro che semplicemente prende le frequenze e fa passare tutte le frequenze sotto una certa frequenza scelta. Questo filtro passabasso solitamente è costituito semplicemente da un induttore, quindi quello di primo ordine è un induttore. Esistono filtri di secondo, terzo, quarto ordine che sono induttore, resistenza in parallelo, un altro induttore, un'altra resistenza in parallelo. Volendo potreste andare avanti all'infinito creando una sorta di risonanza su una certa frequenza. Il nostro filtro quindi andrà su, creerà diciamo un piccolo spigolo e poi andrà giù molto 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 più violentemente. Si consiglia però di non andare sopra il quarto ordine perché appunto sennò si crea questa risonanza, questo punto veramente spigoloso e si hanno degli effetti indesiderati. I filtri più comuni si trovano dal primo al quarto ordine. Il primo ordine è quello più morbido, diciamo, con un'attenuazione di 6 decibel su ottava, poi si passa al secondo ordine 12 decibel su ottava, 18 decibel su ottava e poi 24 decibel su ottava con il quarto ordine. Questi filtri qua vengono utilizzati in coppia a filtri passalto, per esempio, e solitamente si usano filtri del secondo ordine perché si hanno meno problemi di fase, facendo in modo di andare a collegare in modo inverso la polarità di uno dei due speaker. Però questa è una cosa che vedremo in un video dedicato per la progettazione di filtri crossover. Il secondo tipo di filtro, diciamo di componente che andiamo a vedere, è il passa alto. Il passa alto si comporta esattamente come il passa basso, ha le stesse proprietà, le stesse caratteristiche, solo che fa passare le frequenze sopra una certa frequenza scelta ed è composto nella versione del primo ordine da un semplice condensatore in serie. Dopodiché si va avanti con condensatore in serie, induttore in parallelo, condensatore in serie, induttore in parallelo e così via, proprio come il filtro passabasso. Se si utilizzano questi due filtri in serie, quindi prima un passabasso e poi un passalto o viceversa, diciamo che si crea un filtro passa banda, in modo tale che io vada a far passare solo le frequenze sopra una certa e sotto una certa. Appunto un passabanda. Quindi il passabanda è semplicemente una combinazione di questi due filtri, non è una tipologia dedicata, diciamo, si tratta solo di trovare la giusta quadra. Si passa quindi a altri tipi di filtri che non sono proprio dei passalto, passabasso, servono più per lavorare sulle frequenze e sull'impedenza. Uno di questi è l'L-pad, che serve semplicemente per attenuare tutto ciò che gli passa attraverso, senza guardare troppo le frequenze. Di fatto l'L-pad è a tutti gli effetti un potenziometro. Un potenziometro che ragiona come un potenziometro, quindi con un contatto al centro con una resistenza variabile. Troverete anche online degli L-pad venduti come potenziometri e quindi variabili. È carino giocarci, si possono fare tante cose particolari come per esempio regolare in modo passivo la quantità di tensione che raggiunge il mio speaker tweeter, il mio tweeter per esempio, in modo tale da andare a cercare la quadra e il suono che più ci piace. L'L-pad serve solo per attenuare le frequenze, viene utilizzato solitamente quando ho un tweeter molto più sensibile di un woofer. Così facendo ho la possibilità di attenuare il mio tweeter e avere una risposta più
piatta, altrimenti avrei il mio woofer qua e il mio tweeter molto molto più in alto come sensibilità. L'L-pad appunto serve per livellare il tutto senza andare a intaccare la risposta in frequenza. Momento, piccola interruzione video per dirti che se hai bisogno di contattarmi ti basta passare dalla descrizione video, dove ci sono un sacco di link utili per fare in modo che tu possa trovarmi, come anche consigli e altre cose. Leggiti attentamente la descrizione, lì trovi tutto. Ti lascio alla continuazione del video. Ci sono anche altri tipi di filtri come gli zobel e i notch, cioè dei nodi, diciamo. I notch servono semplicemente per andare a bucare certi tipi di frequenza o ad amplificare certi punti del nostro spettro, e i zobel invece servono per andare a livellare l'impedenza. Quasi sempre comunque questi filtri ragionano molto di più sull'impedenza che sulla risposta in sé del mio speaker. Servono appunto per andare a creare un'impedenza molto più lineare e dritta all'interno delle mie frequenze. Perché questo? Perché quando si va a parlare di impianti hi-fi si cerca di avere una risposta di impedenza del mio diffusore il più piatta possibile, in modo tale che l'amplificatore si trovi davanti sempre una linea dritta e possa andare a lavorare al meglio. Come abbiamo detto in video precedenti, gli amplificatori al giorno d'oggi si comportano come fonti di tensione quasi ideali, perché hanno delle impedenze di frazioni di ohm, quindi questa cosa qua veniva fatta molto molto di più in impianti, diciamo, più vecchi, o perlomeno in quello che è l'audio veramente hi-fi. Per quanto riguarda impianti autocostruiti in casa, è una cosa che molte volte si può trascurare. Ovviamente se la si mette si possono raggiungere risultati migliori e si può sperimentare quanto si vuole, però non è una cosa vincolante, ok? Non è per forza detto che voi dobbiate farlo. Io dico sempre che deve essere una cosa divertente il fatto di costruire diffusori, non deve essere un vincolo, farsi venire paranoie, oh mio Dio come suona, non andrà mai bene. Voi cercate di divertirvi e di fare il vostro, vedrete che i risultati ce li avrete e che sarete più che contenti anche se non gli mettete uno zobel. Si hanno poi anche filtri notch in serie, si comportano differentemente da quelli in parallelo, hanno altre caratteristiche, fanno cose diverse, ma di base comunque sono sempre questi filtri che vanno a lavorare sull'impedenza e leggermente sulla risposta in frequenza. È il caso di farsi veramente tutte queste paranoie all'interno dei filtri crossover al giorno d'oggi, cercando di vedere la risposta in impedenza, andare a mettere filtri in pa. Beh, si può fare, ma secondo me ci sono dei modi molto molto più semplici rispetto a anni fa. Abbiamo i software fatti apposta per progettare filtri crossover che ci permettono di simulare in tempo reale sia la risposta in frequenza che la risposta in impedenza. Questi software come XSIM oppure V2X CAD, software di cui vorrei portare una serie di video parlando appunto di filtri crossover, ci permettono di andare a vedere come si comporta l'impedenza e la frequenza con i vari filtri e andare a toccare dove ci serve. E voi direte, sì, ma è tutto fatto, diciamo, su questi 4 ohm nominali che ha uno speaker, quindi io ho più o meno un filtro che si comporta così, però io non so come si comporta nella realtà? Assolutamente no, perché i costruttori o comunque altri, diciamo, altre compagnie, come per esempio la Part Express, che è un sito americano, fanno misurazioni di altoparlanti e vanno a misurare la risposta in frequenza e la risposta in impedenza di questi altoparlanti. Ci sono anche possibilità un po' economiche, molte veramente economiche, di misurarsi in casa i parametri TL-Small di un altoparlante, compresi di risposta in frequenza e in impedenza. Questi file che vengono generati solitamente si chiamano FRD e ZMA. Gli ZMA sono quei file che mi vanno a descrivere la risposta in impedenza, quindi io ho esattamente il comportamento del mio speaker. Posso andare a inserirlo in un software e fare una simulazione veramente, ma veramente accurata. Questo ci permette di sbagliare il meno possibile, spendere il meno possibile e avere il massimo dei risultati, perché se prima faccio una simulazione ben fatta e poi passo alla costruzione, ho la certezza, diciamo del 90%, 95, 99% di non fare boiate. Ecco qua
quello che c'era da sapere sui filtri crossover. Quindi ci sono tanti componenti, è anche giusto sapere che ci sono questi software che ci permettono di lavorare in modo molto più agiato. Ed è tutto. Questo è quello che volevo spiegarvi oggi. Bene, anche oggi sono sicuro di avervi insegnato qualcosa che non sapevate. Sono contento di riuscire a fare questi video e sono contento che voi mi seguiate. È veramente bello vedere una community che sta crescendo sempre di più. Io vi invito a iscrivervi e attivare la campanella se non volete perdervi, se non volete perdervi i prossimi video, a mettere mi piace, commentare, condividere, tutte quelle cose lì che volete, ma mi raccomando, passate dalla descrizione del video e leggetela attentamente. Ci sono link come il PayPal dove potete farmi una donazione e diventare sponsor dei prossimi video e io sarò ben felice di dire il vostro nome, cognome no, per questioni di privacy, in modo tale che voi sappiate che siete stati voi a contribuire in questo progetto. Link Amazon da cui se passate non spendete un soldo, ma io guadagno una piccola percentuale. Tutto ciò che viene guadagnato poi viene reinvestito su questo canale. C'è un link Amazon con un sacco di prodotti che vi consiglio io, cose che ho testato per la progettazione di impianti audio. C'è di tutto in descrizione, anche come contattarmi. Spero di aver spiegato tutto al meglio e di essere stato bravo a farmi capire e a farvi capire questi concetti. Per oggi direi che è tutto. Da Mike Borghese Audio, ciao ragazzi e buona giornata.